Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Nello scorso episodio il commento che ha ricevuto più like è stato quello di Erika Crepaldi che mi scrive: Giada, puoi far andare Emma a casa di Leonardo e fargli passare una giornata assieme al parco, in città o in montagna e continuare il tradimento di Derek andando a casa di un'altra e che poi la sorella di Jessica lo scopre. Anche se non lo leggerai mai, spero che tu lo legga. Ciao, mi puoi salutare, ti amo. Certo che ti saluto, ti mando anche un grandissimo bacione, grazie mille per seguire questa serie, per seguirmi sempre. Detto questo, iniziamo subito. Prima di partire però volevo aprire un sondaggio. Elimino il materiale personalizzato, sì oppure no? Mi sono accorta che ultimamente, a parte in generale con il materiale personalizzato, comunque il gioco va sempre leggermente più lento del normale. Però adesso, avendone parecchio, mi sono accorta che si è rallentato molto il gioco, a volte si blocca, comunque va a scatti. Questa cosa non mi piace molto, quindi avevo intenzione di eliminare tutto il materiale personalizzato, magari tenere soltanto i vestiti e i capelli, mentre invece tutti gli oggetti della modalità costruisci eliminarli e magari con il tempo, con calma, aggiungere giusto qualcosina, ad esempio un computer ma soltanto uno, un tipo di divano ma anche lì soltanto uno, magari qualche quadro e basta, veramente pochissime cose. Quindi giocare con gli oggetti originali di The Sims e non più con il materiale personalizzato. Quindi vado ad aprire qui il sondaggio, mi raccomando rispondete sì se volete che vado ad eliminare il materiale personalizzato, magari tenendone veramente pochissimo, e no se invece preferite vedere gli episodi con il materiale personalizzato, quindi è così com'è adesso. Detto questo, partiamo. Oggi dobbiamo quindi, come è stato scelto nel commento, portare Emma nell'appartamento di Leonardo, perché adesso Leonardo si è trasferito nell'appartamento di Emily, che dovrebbe essere questo, esatto, eccolo qui, e la nostra solita famiglia vive qua. Però stavo pensando di trasferirli a Winterburg, la famiglia di Jessica. Avevo iniziato a sistemare un lotto che adesso mi sfugge, che e allora, oddio, l'ho perso. E stavo sistemando questo lotto, ho sfrattato la famiglia e stavo iniziando a sistemare un po' la casa. Ancora non ho fatto granché, però mi piacerebbe portare tutta la famiglia di Jessica in questo quartiere, in questo appartamento, visto che hanno sempre vissuto a San Misciuno in città. Preferivo portarli in un quartiere diverso dal solito. Però magari potrei dedicare alla fine di ogni episodio 5-6 minuti per sistemare questa casa insieme e poi una volta finita trasferire del tutto la famiglia. Detto questo però iniziamo a giocare. No, ho sbagliato quartiere, anche qui ci sono un po' di lotti che ho iniziato a costruire poi non ho mai terminato. Qua abbiamo le due palestre, anche questo quartiere vorrei riempirlo per bene, però sono cose che devo fare io con calma. Ed eccoci qui, sono le 6 del mattino, sono tutti svegli, esatto, nessuno di loro oggi andrà a lavoro, nessuno di loro oggi andrà a scuola, quindi direi subito di andare da Emma, che è qui in camera, e tra l'altro sono andata ad allargare la sua camera, visto che Tommy si è trasferito, ho preso anche lo spazio della cameretta di Tommy per allargare quella di Emma. Non ho fatto grandissimi cambiamenti, ho semplicemente buttato giù il muro, spostato lo specchio e basta, nulla di più, messo giusto un armadio da questa parte e un'altra cassettiera, stop. Quindi, visto che Emma non ha nessuna esigenza al momento, li faccio scrivere un po', riprendi a scrivere la tartaruga Lilla, vieni qua al computer, no, perché non vieni qui, scrivi, riprendi a scrivere la tartaruga Lilla, no, come mai, siediti, ok, vediamo adesso se poi scrivi, riprendi a scrivere la tartaruga Lilla o se magari è un problema di computer. Ok, no, a posto, ce l'abbiamo fatta. Quindi lei appunto stava scrivendo perché la sua aspirazione è quella di autrice di bestseller, deve scrivere 2 libri e scrivere per un'ora con lo stato emotivo ispirato. Quindi facciamoglielo fare un pochettino, visto che comunque ha del tempo per poterlo fare. Intanto andiamo
da Mark. E cosa sta facendo Mark? Sta chiacchierando con Jessica, ma è parecchio teso. È teso per quale motivo? Bebè che piange, per un bebè che piange allora. Dov'è la piccola Sofia, che tra l'altro in questo episodio voglio anche farla passare di età, perché ormai sono un po' di episodi che è bambina, quindi ci sta farla passare di età adesso. E facciamo prendi in braccio e poi altre scelte, cura del bebè, e vediamo se ha bisogno di qualcosa o se è semplicemente triste. Ha bisogno di divertimento, ok. Quindi facciamo altre scelte amichevole e facciamo... non c'è gioca, ecco qua, gioca. Perfetto, vieni qua Mark. Niente, è talmente lento che è intervenuta Jessica. Ok, grazie Mark. Sono tutti tesi comunque qua. Jessica, ok. Bene, è passato tutto. Comunque no, devo assolutamente eliminare parecchio materiale personalizzato, perché sta andando troppo lento e non mi piace giocare così. È peggiorato parecchio, devo dire. È raggiunto il livello 2 di scrittura. Ora Emma può pubblicare libri per conto proprio. Perfetto. Allora, intanto Jessica ripulisci e Mark gioca con Sofia. Quindi altre scelte amichevole, altre scelte gioca. E poi fra un'oretta mandiamo Emma a casa di Leonardo, sperando che sia in casa. Intanto magari Jessica prepara la colazione, o comunque vediamo cosa c'è in frigorifero. Servi la colazione e facciamo uova, omelette, uova e toast. E intanto abbiamo Emma che sta continuando a scrivere, perfetto. E poi le avevo anche fatto iniziare l'abilità di canto, quindi iniziare a cantare un po'. Esercitati a cantare, dopo facciamoglielo fare e poi la mandiamo da Leonardo. Sofia cosa sta facendo? Dove sta andando? Ah, sta andando a fare la pipì nel vasino, che brava. Ormai la sua abilità di movimento è altissima, quindi riesce a fare le scale, a camminare molto più velocemente. Ed eccola qua, che brava. Bene, vediamo se possiamo piangi, fai un pisolino per terra, corri in giro. Poi facciamola correre un po' in giro, ma poverina, lei è molto triste, quindi facciamo una cosa. Jessica, rallegra decisamente, vediamo se arriva. Intanto ha finito di preparare la colazione, ottimo. Quindi Mark chiama tutti a tavola, chiama a tavola, perfetto. Eccola qua Jessica che sta arrivando, sta facendo le scale da sola, ormai veramente bravissima. Ma poi facciamo una cosa Jessica, prepara la torta, che così facciamo passare di età. E Sofia cucina e facciamo torta al cioccolato. Che è successo? Emma ha appena finito di scrivere un libro intero che verrà aggiunto al suo inventario per il futuro piacere di poterlo leggere. Emma può anche pubblicarlo cliccando sulla cassetta postale. Allora direi assolutamente di farlo. E quindi pubblica per conto tuo La tartaruga Lilla, libro per bambini. Ecco, adesso qua che si sta esercitando con il canto, non è molto brava, eh. Deve imparare, deve esercitarsi un po'. Ok, dai, basta, vai giù a mangiare. E poi ho anche bisogno di andare in bagno e di lavarti, quindi facciamo entrambe le cose. Anzi, vai in bagno prima, già che sei qui. Oh no, si è rotto. Ripara gli impianti idraulici e poi asciuga. Ok,
Nel frattempo torniamo giù da Mark. Metti pure qui Sofia. Perfetto, diamo da mangiare qualcosina a Sofia che ha fame. Ottimo. E la torta al cioccolato è pronta? Eccola qua, quindi poi facciamo, aggiungi le candeline. Ecco qua. E adesso facciamo altre scelte. Aiuta a soffiare sulle candeline a Sofia. Facciamo venire qui anche Jessica. Voilà! Ok, Sofia è passata di età. Scegliamo un'aspirazione creativa, mentale, motoria o sociale. Facciamo motoria o creativa. No, creativa l'avevamo già utilizzato, quindi no, mentale, sociale. Facciamo motoria per lei e poi scegliamo un tratto e facciamo... E facciamo ama l'aria aperta. Ok, ed eccola qua Sofia che è passata di età. Che cosa c'è? Hai bisogno di divertimento, dai, vai a divertirti un po' e poi direi prendi un pezzo, mangiate tutti una bella fetta di torta, anche tu Emma. E prendi un pezzo, prendete tutti un pezzo, Mark anche tu prendi un pezzo. Sono le 2 del pomeriggio e Jessica e Mark sono ancora in pigiama. Mark, direi che è il momento di cambiarti. Abiti, cambi abito e facciamo questo. E anche per Jessica poi facciamo abiti, cambia abito e le mettiamo questo. Ottimo. A questo punto direi andare da Leonardo perché è arrivato il momento, quindi viaggia, andiamo da sola, sì, ed eccoli qua. Quindi saluta tuo fratello innanzitutto. E condividi un segreto, poi facciamo, racconta una barzelletta, pianifica di rinchiudere sportivi nell'armadietto, chiedi della sua giornata e poi entriamo in casa. Grazie, ci ha fatto entrare Emily che è al computer, direi di salutarla. Prendi in giro per lo stile? No, dai un colpetto sul naso. Altre scelte, amichevole, facciamo chiedi della sua... complimentati per l'abito. Che cosa è Emily? È un po' arrabbiata? Giocherella. Altre scelte, buffo, racconta una storia buffa. Oddio, cosa hanno? Perché? Che è successo? Fai delle facce buffe. Vena Garza Fueb. Altre scelte, amichevole. Complimentati per l'abito. Mi sembra un po' tesa, Emily. Devono fare un po' di conoscenza. Prende in giro per il viso, parlotta della cotta, giocherella. Vediamo se si calma un po'. Ok. Bene. Poi facciamo, condividi idee, impariamo anche a conoscere, e impara a conoscere, mostra approvazione, sfoggia il selfie, vediamo,
Wobrechan. E intanto c'è Emma ha scoperto i seguenti tratti di Emily, è una tipa allegra. Cosa c'è Tommy? Sei arrabbiato perché stiamo facendo amicizia? Rallegra dai, rallegrati un po' anche tu. Ecco, si fa un selfie da solo. Ok, comunque mi sa che il tradimento di Derek non riusciamo a farlo in questo episodio perché non voglio che diventi troppo lungo. Fai pressione affinché si conformi. No, ma come mai sei tesa, Emily? Discuti delle tecniche di fitness. Il festival dell'idillio è in città. Clicca su una delle insegne dinamiche in giro per la città per saperne di più. Bevi tè Sakura. Prendi una tazza di delizioso tè Sakura in modo da essere dell'umore ideale per socializzare. La proposta perfetta. Sì, dai, andiamo. Raggiungi il festival dell'idillio e andiamo sia con Emily che con, a questo punto facciamo venire anche Sofia, che adesso è abbastanza grande per poter uscire senza i genitori, e anche Leonardo e Tommaso, loro ragazzi. Andiamo. Innanzitutto cerchiamo di capire un attimo le cose che si possono fare. Ci sono un sacco di persone, tra l'altro, veramente tantissime. Ma che bello comunque, tutto rosa. No, vabbè, che belle le panchine rosa e bianche con l'arco nuziale, fantastica sulle nozze, sì, decisamente. È davvero romantico, quanto mi piace. Non l'avevo visto ancora così. Comunque, eccola qua, che fantastica un po'. Ok, ha fantasticato. Poi di qua siediti insieme, vediamo cosa se vengono qua anche gli altri. Però vabbè, non è niente di che. Eccola che arriva Sofia con le treccine, che bella. Lei, a differenza di Emma, invece è passata di età e i suoi capelli sono diventati scurissimi. Facciamo un po' di conoscenza. Scherzi sul mettersi insieme, lancia petali. No, che bello. Menziona l'atmosfera flirtante del festival. Poi che altro si può fare qui? Questo? Metti nell'inventario, prendiamolo. Ma Jessica è qui? Ah sì, è qua, quindi fantastica sulle nozze. Presentazione allegra. È arrivata qua anche lei, eccola qui. Oddio. Oddio, cosa sta succedendo? Emily sta facendo a botte e Tommy la incoraggia. Ma siamo pazzi? Ma siamo letteralmente pazzi? Lancia petali. Scherza sul mettersi insieme. Poverino. Ho sentito che le magliette del festival sono meravigliose. Andiamo al festival a comprarne una. Ok. Compra la maglietta del festival. Tra l'altro guardate le piante, hanno cambiato colore per l'autunno. Che belle le magliette, dove si possono prendere? Aspettate. Allora, forse qui no, cibo qua nemmeno. Aspettate, dove sono le magliette? Qua ci sono i bagni, qua c'è una barista, una mixologa, quindi no. Qua abbiamo dei quadri, quindi nemmeno. Allora è ancora qua evidentemente. Ma non trovo dove poter comprare questa benedetta maglietta. Compra la maglietta del festival al chiosco dei prodotti promozionali. Ordina del cibo. No, perché qua si può soltanto ordinare nigiri di pesce palla, 50 simoleon, però. Però hai un po' di fame, quindi dai, ordina qualcosa. Ordina del cibo e facciamo ramen, quello che costa di meno. Però non trovo il chiosco dove ordinare le magliette. Qua magari
Osservano. No, versa te Sakura insieme. No, non saprei proprio dove andare. O a meno che sia questo, che però è ancora chiuso, ma non penso. Spettacolo sugli effetti del tè Sakura. Lancia petali, descrivi il sogno flirtante su Tommaso. Scherzo sul mettersi insieme. Lancia petali. Spettacolo sugli effetti del tè Sakura. Vediamo. Poi qua balla insieme. C'è Emily che continua a fare un po' di jogging. Cioè sta correndo qua e là. Comunque per le magliette nulla, perché non ho trovato il chiosco. È imbarazzata intanto perché mani di pasta frolla, sembra proprio impossibile usare questi affari. Non è molto pratica. Visto che Emma è super flirtante, facciamo una cosa. Invita nel lotto. No, non chiedi un appuntamento, ho sbagliato. Invita nel lotto attuale. Vediamo se può venire Leo, perché mi sa che non è più qua. No, invece è qua. Perché non me lo fa selezionare. Allora perché non lo trovo? Niente. Intanto stanno ballando tutti. Ah, eccolo qua, ok, eccolo qua. Si è messo gli occhiali e una bandana in testa. Ecco perché non lo trovavo. Lancia petali, non lo riconoscevo. E facciamo, descrivi il sogno flirtante su Leonardo. Basta ballare. Ah, perché si è vestito come gli altri. Ecco perché. Eh certo. Dichiarati sull'onda della passione. Invita a restare per la notte. Menziona l'atmosfera flirtante del festival. Gli sta recitando una poesia? Nulla, dai, sono le 23:55, quindi direi che è ora di andare a casa. Andate tutti a casa e passiamo un attimo, prima di chiudere l'episodio, a sistemare la nuova casa. Ed eccoci qua, questo è il lotto che ho iniziato a modificare, perché come vi dicevo in questo lotto c'era già. Ho semplicemente sfrattato la famiglia e sono andata a fare qualche piccola modifica. Ancora grandi cose non le ho fatte, però la mia intenzione è di cambiare parecchie cose. Proprio o meno l'idea è questa, quindi la casa principale per tutta la famiglia. Dietro, appunto, che devo ancora finire di sistemare, comunque ho iniziato a fare la piscina. E poi c'è quest'altra piccola casetta, diciamo, che volevo utilizzarla per Emma. Quindi proprio una vera e propria piccola casina, piccolo loft, piccolo appartamentino, sempre nello stesso lotto ma staccato dalla casa principale per Emma. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere. Poi vabbè, come notate, le cose sono un po' messe ancora a caso, perché ripeto, ho iniziato velocissimamente ma non ho ancora continuato. Vi faccio vedere com'è anche dentro. Ed ecco qua, questo è l'appartamento già, l'ho trovato già così, cioè non ho cambiato assolutamente nulla dentro, quindi sì, la mia idea è quella di cambiare parecchie cose. Però almeno per quanto riguarda l'esterno, tutte le cose che ho iniziato a mettere, finestre, porte eccetera, sono tutte materiale di The Sims e non materiale personalizzato, un po' tornando al discorso che vi ho fatto all'inizio del video. Direi di partire dall'interno, quindi vado a rimuovere tutto questo muro, anche tutti gli oggetti, comunque magari il pavimento lasciamolo, ok. E ci siamo, anche qua il corridoio così non mi piace molto, quindi via. Ok, quindi abbiamo l'ingresso e qua secondo me ci potrebbe stare molto bene la cucina. Pavimento, vediamo questo. Di legno, che bello, mi piace. Pareti, direi una tinta unita, un semplice colore, ad esempio tipo color nocciola. Sì, non è male così, altrimenti c'era anche grigio. Forse sta meglio così. Sì.
Ok, il lampadario, questo non mi piace, togliamolo. E mettiamo, vediamo se c'è qualcosa di non personalizzato che mi può piacere. Quello che utilizzo di solito sempre sono queste luci, vediamo se le trovo, che sono veramente fantastiche. Queste non posso, forse non posso rinunciare a queste luci perché guardate quanto illuminano. Dai, vado ad utilizzare queste perché anche se elimino il materiale personalizzato, queste comunque le lascio. Ne bastano due e illuminano tantissimo, come potete notare. Cioè l'illuminazione di queste luci è veramente pazzesca. Poi vediamo il bancone. Non materiale personalizzato, quindi ad esempio potremmo mettere questo qui, soluzione con banconi di legno, ad esempio così, non è male questo, vediamo, 1, 2, 3, poi magari qua mettiamo il gas e mettiamo tipo questo, il classico, perfetto, e poi continuiamo così fino alla fine. Andiamo anche fino sotto le finestre qui, poi mettiamo un lavandino e mettiamo tipo questo, che bello. Con il lavandino basso non mi piace molto, se no così. Ok, questo mi piace. Poi i pensili sopra, questi, vediamo se ci stanno bene questi qui. Sì, non stanno male, quindi facciamo 1, 2 e 3. Poi mettiamo la cappa e mettiamo questa. Sì, ci sta molto bene. Magari chiara, bianco, bianco e grigio. Passiamo un po' di decorazioni e vediamo di non beccare il materiale personalizzato perché ne ho veramente tantissimo. Vediamo se c'è qualcosa non di personalizzato, tipo distributore di salviette di carta, questo, ecco qua, facciamo nero, marrone e grigio. Ok, questi qua ci stanno. Poi che altro possiamo mettere? Questo è mungitrice, no. Cuscini, questo non mi piace proprio. Qualcosa per fare la frutta, sì, che fa sempre decorazione, mettiamola qua nell'angolino. E poi mettiamo un'ultima cosa di decorazione, vediamo cosa c'è di interessante. Se no c'è questo, no vabbè, mi piace l'altro, va bene. Cestello da VIP con la bottiglia di vino, dai, lasciamo così. Sì, lasciamo così. Ok, per quanto riguarda gli elettrodomestici mettiamo direi assolutamente un microonde, e questo magari lo mettiamo qui. Poi mettiamo assolutamente una macchina per il caffè, locomotiva del caffè espresso, e questo lo mettiamo un po' ingombrante, questo lo mettiamo qui, vediamo se sta bene. Sì, dai, non ci sta male. E poi cosa abbiamo? Qua invece abbiamo macchina da espresso, ok, lavastoviglie industriale. Sì, questa è molto utile. Mettiamola magari qua vicino al gas. O magari sta meglio sotto vicino al lavandino. Sì, meglio qui. Ok, quindi la cucina, dai, ce l'abbiamo. Qualche decorazione, qualche quadro, vediamo se c'è qualcosa di carino. E qua trovare qualcosa di non personalizzato è abbastanza difficile. Tipo
No, non mi piacciono, però non c'entrano nulla con la cucina. Mettiamo questo qui. E qua magari mettiamo il frigorifero, vediamo se c'è qualcosa di non personalizzato, perché ho quasi tutto personalizzato. Mettiamo, cioè, non ho un frigorifero non personalizzato, a parte... No, sono tutti personalizzati, ma a parte questo, impossibile. E allora al momento metto questo, in caso poi si vedrà, vediamo se ci sta bene, tipo così. Sì, ok, non sta male. Poi qua facciamo la penisola, ok, magari allora a questo punto questa la teniamo tipo qui. E gli sgabelli, cosa abbiamo? Tipo questi. Non sono male, mettiamone 1, 2, 3 e 4. Ok, e basta, dai, direi che il cestino, certo, il cestino per buttare la spazzatura, e utilizziamo... questo, mettiamolo magari, no, qua all'ingresso però non è che sta molto bene, mettiamolo qui, ok, dai, come primo, come inizio non mi dispiace. Poi sicuramente dovrò aggiungere magari un'altra decorazione, un altro quadro qua, anzi facciamolo già subito, già che ci sono, e mettiamo, vediamo un po'. No, non ho assolutamente nulla di quadri a parte questi. Mettiamo lo stesso come sto dall'altra parte, mettiamolo qua. Uno e due. Tutti quadri uguali. Ok, va bene. Niente, dai, direi che può bastare. Come inizio devo dire che mi sta piacendo molto come sta uscendo. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video, i prossimi episodi. E vi ricordo anche di lasciare un commento qua sotto con scritto quello che vorreste vedere nel prossimo video, perché il commento che riceverà più mi piace vincerà e verrà selezionato come commento del video, diciamo, dell'episodio. E basta, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!